Ci siamo, abbiamo un attimino sovvertito la scaletta, ma questo è il bello della diretta. Se parla di football! E abbiamo, siccome è stata una giornata particolarmente laboriosa, con un tema di sport, e vorrei fare introdurre dal tecnico di calcio, Ciro Caipa. No, tecnico di calcio è un parolone, però. No, vabbè, parliamo di calcio, argomento che sembra molto caldo, visto che prima ne stavate parlando molto, no? Mi sembra, assolutamente, anche perché il tema del giorno è un tema molto caldo, e cioè l'imminente cessione di Gonzalo Higuaín dal Napoli alla Juventus. Siete molto contenti, vero? Chi è tifoso del Napoli, innanzitutto alzi la mano. Allora, chi è a favore del Napoli, chi è contro, facciamo prima. No, tutti sul Napoli. Sì, vediamo una platea abbastanza... Vabbè, che vogliamo dire come introduzione dell'argomento? Cosa vogliamo dire? Beh, allora, innanzitutto... La giornata partiamo... ci siamo svegliati con questa... Questa foto della cartella clinica. Come sapete, Higuaín non ha Napoli... Un ospedale buono. No, diciamo, ci siamo svegliati con questa notizia. Un po' orrore. Passiamo un pochino. Passiamo? Sì, un pochino, giusto per evitare. Ok. Penso... L'audio oggi c'è molto amico. Sì, infatti sì. Vabbè. No, ci siamo svegliati con questa notizia, insomma, che Gonzalo Higuaín ha effettuato ieri a Madrid le visite mediche con la Juventus in gran segreto, dopo che il presidente De Laurentiis aveva smentito questa trattativa lunedì in Lega Calcio. E invece, insomma, questa trattativa non solo è stata confermata, ma sembra anche vicina alla conclusione, visto che, insomma, in queste, nelle prossime ore, tra domani e lunedì, arriverà l'annuncio, purtroppo, ufficiale. Quindi, esatto. E quindi, i tifosi del Napoli, cioè, sono in lutto, si prospetta anche una rivolta, pare che si stia organizzando. Sì, una rivolta del tipo organizzato, insomma. Perché la cosa, insomma, non è andata giusto, perché comunque... Io non ricordo perché non ero ancora nato, ora non... Ma neanche io. No, tu eri nato, invece. No, ma siamo... Parliamo dei primi anni 90, quando Roberto Baggio passò dalla Fiorentina alla Juventus. Esatto. La reazione quale fu del pubblico viola, per esempio, in quell'occasione? Vabbè, perché comunque tu non puoi dare un tuo giocatore alla tua rivale diretta. Quindi praticamente questo deve essere ben chiaro. E io ricordo, a proposito di sommosse popolari, quando la Lazio aveva venduto al Parma Beppe Signori. Scese in piazza praticamente il tifo organizzato della Lazio e la trattativa sfumò. Di fatto Signori non passò più al Parma e rimase alla Lazio. Quindi quando il tifo organizzato può bloccare una trattativa. Erano altri tempi, qua discutiamo di qualcosa, diciamo, che di un giocatore che non ha più volontà di rimanere a Napoli. Comunque il punto è che non so se riesce a dirimere la questione, cioè rimandandola a qualche squadra spagnola, se la protesta dovrebbe, diciamo, dimostrarsi molto forte. Ma la domanda è, ma fareste di tutto per trattenere Gonzalo Higuaín? Oppure anche ormai è andato? Ormai è andato, fatti! Che dite? Trattenerlo no, perché si sa che trattenere con forza nessuno. Però la Juve mai, perché un argentino non gioca a Torino. Non gioca a Torino, Achille, giusto. Ma è nato a Brest. quindi mezzo francese, poi un altro River, scuola River, è Real. È quello, ecco. Chiariamo le cose. Higuaín non me l'aspettavo, nel senso che fino all'ultimo a tutto speravo che rimanesse a Napoli, quindi è stata una notizia stamattina che mi ha veramente distrutto. Ma cos'è che ti ha colpito di più? Cioè il sì di Higuaín, il sì del Napoli, la volontà di entrambe le parti, la Juve che scende in campo per un calciatore così importante? Ma un po' tutto, perché qualche giorno fa De Laurentiis pubblicamente disse che la Juve è una società di razza e che è una società che non avrebbe mai fatto uno sgarbo del genere a Napoli o comunque a un'altra società, e invece l'ha fatto. E poi il sì di Higuaín alla Juve, tra tante squadre, forse è l'unica che ha pagato la clausola, però non lo so, il napoletano che va a giocare alla Juve. Il secondo caso nella storia del Napoli, penso, dopo Altafine. Sì, se vogliamo inserire anche Quagliarella in questa speciale lista, comunque è stato... c'è anche Ferrara, certo. Anche se le condizioni... sì, ma condizioni diverse. Cannavaro, ad esempio, fu un'esigenza economica della società che stava rischiando di fallire, per esempio. Erano tempi diversi, diciamo. Insomma, la verità è che è stata decisamente una brutta mazzata questa cosa di Higuaín. Sembra di vivere un incubo. Di solito sì, ma quest'anno sicuramente no. Però ragazzi, io penso che sia da tifosi del Napoli dobbiamo comunque essere contenti del fatto che abbiamo una squadra seconda in classifica che ha concluso il campionato qualificandosi in Champions e che disputerà la prossima stagione da protagonista. È chiaro, con un Higuaín in meno, però insomma le vie del mercato sono infinite. Sentiamo cosa ne pensa Alessandro.
sapevo anche no. Che ne pensa De Laurentiis magari. Sono veramente, da stamattina sto intossicato, quindi per fortuna questa serata mi ha allietato e rasserenato, perché comunque un giocatore che per un anno ha cantato e saltato con noi sotto la curva, promettendo amore eccetera, e alla fine va nella squadra che lui stesso ha combattuto, è una cosa che non si può sopportare. Ciò non toglie che il problema è nostro, il presidente, che non essendo tifoso non ha desiderio di vincere. Secondo te c'è proprio una responsabilità diretta di De Laurentiis in questa scelta comunque di Higuaín? Certamente, perché nel momento in cui tu metti questa clausola, qualsiasi squadra che si avvicini con questi soldi tu non puoi nemmeno dire non te lo posso dare, quindi se non la metti puoi contrattare. Lo prendi a 50 milioni di euro. Insomma, sicuramente è stata una cessione che per le casse del Napoli, Federico. Sentiamo questo vogliono parlare di calcio, vogliono parlare di calcio. Pubblico in subbuglio. Di calcio vogliono parlare, Raffaele. Sono la rovina dello sport. I soldi sono la rovina dello sport. Sente qua, senti qualcosa? Sì, si sente. Sì, sente. Se non fosse stata la classe. No, io non penso, perché lui se ne voleva andare. Diciamo la verità. Nada. E quindi l'avremmo perso ricavando 50 milioni di euro, magari 40, chissà. E a questo punto non poteva accettare l'Atletico Madrid? Sì, abbiamo alzato la posta e abbiamo incassato di più. È un mercenario. Però sentiamo, perché i soldi sono il male dello sport? Perché? Adesso dobbiamo. Calma. Dobbiamo, possiamo. Possiamo e dobbiamo. Federico, sentiamo qui. Hai soldi di calma, uno alla volta, una alla volta. Da Vecchia abbiamo comprato 2-3 calciatori insieme a quelli di Cavallo stessa, abbiamo comprato 3-4 calciatori, tenevamo 7-8 calciatori, poi adesso siamo passati a 13, poi da 13 dobbiamo passare a 17-18, numero necessario per fare anche la Champions, cioè due campionati paralleli. La Juventus a sua volta ne tiene 3 di squadre l'uno nell'altro. E non le dà fastidio che va la Juventus? Per quei soldi no, soprattutto poi dopo come lui ha reagito, che si è capito che a un certo punto ne voleva andare, anche perché lui ha 29 anni e vuole vincere qualcosa alla sua età. A Napoli non c'è tante possibilità, o perlomeno la strada era finita. Federico, sentiamo un attimo una voce femminile, sì. Sentiamo un attimo la signora, prego. Da chi non ne capisce niente, né di calcio né di Napoli, però ipotizzo una cosa: non siamo riusciti a sconfiggere la Juventus da fuori, non è che dall'interno Wayne riuscirà a sconfiggere la bella analisi. Stiamo insinuando, ha pienamente ragione, una mina. Esatto. Federico, però voglio sentire da questo lato, perché c'era un'altra considerazione. I soldi sono la rovina dello sport, perché lo sport e i soldi sono su due piani completamente antitetici. Non a caso si dice, ma perché questa cosa la fai per sport? Per sport significa per diletto, non per profitto. E quindi i soldi stanno da una parte e lo sport sta da un'altra. Il fatto che i soldi sono arrivati sul calcio hanno contaminato lo sport e quindi è diventato un affare, le società sono quotate in borsa, non è più sport, è finanza. È sporco. Va bene, allora ringraziamenti per questo argomento, io direi di proseguire perché ce ne sarebbe da parlare oltre. Ma se volete possiamo anche sforare giusto per lo spizio di parlare di questo argomento, che vedo che vi piace parecchio, però abbiamo ancora un altro pezzo musicale. Sì, un pezzo musicale, abbiamo un pezzo musicale. Vuoi lanciarlo tu, Raffaele? No, dai, questa volta do l'onore e il piacere a te di annunciarlo. Prossimo pezzo, allora, andiamo a random, ma in realtà, perché Tullio De Piscopo l'aveva ascoltato in realtà nell'inframezzo. Quindi insomma scegliamo un altro pezzo. Che tanto ce ne sono di belli, l'abbiamo scelti apposta. Assolutamente, ce ne sono tantissimi. Che colore è questo pezzo? Dai, scegliamo un pezzo dell'estate, così pezzo dell'estate. Facciamo ballare un po'. Eh sì, dai, vai. Allora, annuncialo. Pezzo dell'estate che sta spopolando nelle radio e quindi anche a Radio No Frontiere, Alvaro Soler, Sofia. Ah, Sofia. Ecco.